Ciao, sono Diego Repetto e questa è la serie radiofonica Viaggio nel Quinto Paesaggio. Oggi dialogheremo con Massimiliano Ercolani di Doc Lab e degli Ercolani Bros. Flavio Ferri con un crossover niente male. Alessandro Melis dalle comunità resilienti e ci parlerà da New York. E Anna Roberti dell'associazione culturale Ruski Mir. Tutto ciò qui, a Viaggio nel Quinto Paesaggio. Buon ascolto! Do you remember anyone?
Io volevo che parto con Massimiliano Ercolani. Allora, hai voglia di raccontarti chi sei e che cosa fai, ecco. E se hai voglia anche di raccontare com'è nata Icons, Architecture Mysticism. Sì, A te la allora, parola. intanto buonasera a tutti. Sono Massimiliano Ercolani, di professione faccio l'architetto, e però poi mi diverto a fare tante altre cose, come a disegnare, a suonare, sì, soprattutto a cercare di fare qualcosa che si avvicina all'arte quando ci riesco, altrimenti ci provo comunque. Icon nasce da un po' lontano, ma sarò brevissimo, giuro. Il mio primo lavoro artistico è stato per un pittore di Viterbo che faceva riproduzione di icone russe. E quindi io finivo, credo, l'istituto d'arte, quindi stiamo parlando dell'88-89, e inizio a fare queste riproduzioni e mi innamoro delle icone. Tanti anni dopo, quindi come ho detto, sarà brevissimo. Tanti anni dopo, mi viene in mente, dato che come architetto disegno spesso architetture, diciamo, visioni di architettura o comunque architetture radicali, chiamiamole così, cerco di fare la connessione tra le icone, cioè quelle che erano le icone, religiose, e quella che è l'architettura. Questo perché in questo momento storico il disegno nel campo architettonico non è visto di buon occhio, ma invece sono convinto che il disegno è quello che si avvicina di più all'utopia e quindi alla progettazione pura, cioè al fatto di pensare qualcosa che forse non è possibile realizzare, ma almeno bisogna tendere a quello, insomma, no? Poi dopo, se quello che si riesce, benvenuto. Però se si tende sempre alla realtà, non si va lontano. Ecco, questa è l'idea di fondo. Poi, appunto, per continuare la presentazione, ho fatto poche cose, non tantissime. Le buone cose che ho fatto è stato presentare una rivista alla Commissione Cultura dell'Unione Europea a Bruxelles, si chiama Interstizi, che adesso purtroppo abbiamo interrotto. Abbiamo fondato con Emanuele Pilia, che conoscete credo più o meno tutti, di editore, nel lontano 2012, con lui e con Emilio Battipaglia, e poi grazie ad Alessandro nel 2021. Sono riuscito a fare la grafica del padiglione e dei volumi, diciamo, del padiglione Italia alla 17ª Biennale di Architettura di Venezia. Grazie. Ci ha raggiunto anche Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Diego, Ciao, ciao. grazie. Ti Ciao Alessandro. vediamo pochissimo. Ciao Massimiliano, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Lì dicevi che ancora si festeggia ancora il giorno del ringraziamento. Sì, l'ho scoperto oggi, si chiama recessing o qualcosa del genere, cioè sarebbe come il ringraziamento effettivamente era ieri sera a cena, però oggi sì, è un giorno ancora di grande festa qui a New York, quindi Sono c'è aria di vacanza. Sì. contento che sei arrivato perché ci tenevo a connettervi le comunità resilienti rappresentate da te e da Alessandro Melis, quindi, e l'associazione culturale Ruskij Mir, detta giusta, ok, è rappresentata dalla presidentessa onoraria, dal presidente onorario Anna Roberti, giusto? Ecco, e niente, ecco, quindi è già, e con Icons di Massimiliano c'è già stata un po' questa connessione ed è bello, ecco, un po' esprimerla adesso a quattro occhi o a voce, dipende da dove siamo come spazio digitale, e vedersi tra di noi, ecco, e raccontarsi. Io chiederei a questo punto se Anna ha voglia di raccontare ciò che
ciò che rappresenti anche, ecco, è un po' di te anche se vuoi. Ma partirei dalla nostra associazione culturale che è la legittima erede dell'associazione Italia URSS. L'Italia URSS a Torino fu fondata nel 1946, subito dopo la guerra, per riallacciare i rapporti tra Italia URSS che erano stati interrotti dal fascismo. E poi nel 91, causa dissolvimento dell'Unione Sovietica, ci siamo rinominati in Ruski Mir. E quello che si faceva allora, che facciamo adesso e che continueremo a fare essenzialmente, è diffondere in Italia, far riconoscere in Italia la lingua e la cultura russa, ma anche la storia, la musica, l'arte, insomma, tutte le sfaccettature di questa cultura così, così ricca e importante. E lo facciamo non solo attraverso i corsi di russo per italiani e di italiano per russi, anche viceversa, ma con un'organizzazione di mostre, di convegni, spettacoli, patrociniamo iniziative meritevoli come la vostra. Grazie. Grazie. E c'è appunto un collegamento con la Russia perché insomma tutto è intrecciato e tutto ha un senso. E, io ho diretto l'associazione per 20 anni, adesso sono solo la presidente onoraria, quella che, come dicono i miei figli, non conta. In realtà da quando ho lasciato l'associazione, che sono già 7-8 anni, mi dedico alla scrittura in vario modo, sempre nell'ambito della Russia, perché io solo quello conosco un poco, non conosco altro. E quindi ricerche storiche sui partigiani sovietici d'Italia, ma anche una guida sulla Transiberiana, ma anche un romanzo storico, due romanzi storici. Adesso è appena uscito un libro di diciamo, ricordi, si chiama come sottotitolo Avventure di un interprete tra Italia e URSS. E il titolo qui è tutto diversamente identico. E insomma, sempre per costruire ponti e abbattere muri, nella speranza di, insomma, tra queste due realtà, tra questi due popoli, soprattutto adesso. Grazie. Sì, in effetti è un periodo tostissimo. Tra le altre cose, con Silvia Leva, che è la direttrice attuale, si ragionava un po' di circa un anno e mezzo fa, si ragionava sul fare una serie di progetti, tra cui era portare a Torino anche Icon, ma ancora era in stato embrionale, mi ricordo, e l'avevamo inserito in una serie di progetti legati a Majakovskij. E poi però, ecco, scoppiando la guerra, è successo veramente un blocco totale che ci siamo detti anche con amici in comune che fanno parte di Materiali Sonori, tra cui cito Arlo Bigazzi, che il 7 dicembre suonerà con Flavio in Toscana. Però ecco, la cosa assurda è che come è andato a ledere proprio il sistema culturale, ecco, questa. Un po' migliorata rispetto alle primissime settimane, ai primissimi mesi, che era veramente un delirio. Infatti noi come associazione, dopo aver fatto un'assemblea dei soci, perché comunque sono i soci che decidono cosa fare, abbiamo deciso, nonostante le minacce e gli inviti a chiudere, di continuare l'attività e abbiamo ricominciato da aprile a proporre delle cose che sono andate molto bene, aperte sia ai soci che ai non soci. Adesso c'è stata 2 settimane dedicate a Diaghilev, Nijinsky e Belarus, che è andata benissimo. E quindi mi pare che poi la gente che siamo noi, non sia poi così vittima di questa russofobia, cioè ci si rende conto che a certi livelli è una cosa insensata. E quindi progetti infatti per l'anno prossimo ci sono, come al solito faremo un sacco di cose e noi andiamo avanti. In every dream home, a heartache, and every step I take takes me further from heaven.
Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on, what to do there, better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. Oh,
Invece, Alessandro, hai voglia di raccontarti e di raccontare anche la realtà che rappresenti, che sono le comunità resilienti? Sì, grazie. Beh, qua, tra l'altro questo è un momento interessante per noi perché proprio in questi giorni con Benedetta Medas stiamo ragionando di come raccogliere, diciamo, l'eredità del lavoro che abbiamo fatto insieme. E quando dico insieme intendo anche i presenti, visto che appunto anche Massimiliano è stato, come diceva, anticipava lui, è stato l'autore di tutta l'operazione grafica del Padiglione Italia, quindi non solo del catalogo, ma come giustamente diceva, di tutta l'immagine del Padiglione Italia. E tra l'altro, secondo me, è un'immagine che è molto, per il tipo di progetto che era, la questione della comunicazione dell'immagine era centrale in tutto questo tipo di ragionamento, proprio perché nell'idea del Padiglione Italia l'involucro, il contenuto tendevano a corrispondere, visto che si trattava comunque di un'iniziativa che mirava a minare diciamo, le fondamenta, l'idea della curatela come white box all'interno del quale poi c'è un percorso autoritario realizzato da un curatore, chiamiamolo così, demiurgo per non dire di peggio. Quindi diciamo questi elementi si sovrappongono, si tratta di layer. Direi che la grafica di Massimiliano in questo caso era una forma di cooptazione funzionale di tutte le superfici. Anzi, c'è l'aspetto, forse uno degli aspetti più importanti è ancora lì, perché poi il logo per noi non è un logo, il logo è veramente una specie di simbolo di quello che significa la ricerca. Nasce partendo dalla forma del padiglione, poi c'era l'idea, cose che sono anche passate forse non sono state colte, perché poi alla fine diciamo, non la comunicazione nostra, ma i media comunque operano in modo estremamente semplificato. La complessità non fa parte della comunicazione mediatica, nemmeno nel mondo apparentemente intellettuale dell'Accademia italiana, anzi, forse ancora meno lì. Però, per esempio, il fatto che all'inizio, quando abbiamo discusso, ci deve essere la mia immagine, come c'è sempre l'immagine dell'architetto, del curatore in tutti i padiglioni Italia, in pochi forse hanno notato che la mia immagine in realtà è stata sostituita da una MRI, non mi ricordo più come si chiama, una risonanza magnetica del cervello, rielaborata da Massimiliano, che ovviamente è coerente con tutto quello che rappresenta l'idea delle comunità resilienti come il tentativo di realizzare una vera e propria comunità intrinsecamente ecologica sulla scia degli studi sull'exaptation architettonica. Scusate, forse sono addentrato in una questione un po' complicata adesso, però diciamo partivo dal presupposto che lo scopo di quello che sto facendo in questo momento è di raccogliere, diciamo, questa ricerca, l'idea delle comunità resilienti all'interno di un'organizzazione, di un'associazione che poi dovrebbe diventare fondazione a breve termine, con l'obiettivo di valorizzare la creatività, la possibilità di considerare l'exaptation come strumento di emancipazione culturale nel mondo della creatività e soprattutto per vedere se è possibile esplorare il tema della diversità, della ridondanza e della variabilità, che sono i temi principali che emergono dall'architecture, l'exaptation, come principi su cui fondare un insegnamento, per esempio un'educazione, un insegnamento a livello universitario diverso. Cioè, il grande tema che abbiamo portato al Padiglione Italia, secondo me, che paradossalmente è quello di cui non si è quasi mai parlato, perché poi si può dire cazzate, si parla di Vai, cazzate, cioè, si può dire. vabbè, che si deve fare così. Non so se vi ricordate il film Don't Look Up, critiche favorevoli e negative di quella Sì, scena. ok, con Leonardo DiCaprio. Quella cosa che qualcuno ha detto, no, ma è superficiale, non è così. No, invece è un film estremamente realistico, cioè tutta quella parte in cui
Lui dice: guardate, ci sta cadendo un meteorite in testa, una castella cometa in testa, e tutti: sì, va bene, ma insomma, ora parliamo di cose. Ma come se ti sei truccato gli occhi? Come mai hai deciso di. E così è la normalità. E diciamo, l'obiettivo è: se davvero stiamo attraversando una crisi globale, ambientale, ma ambientale, come dice il report del 2021, una crisi che vede per la prima volta una relazione tra la crisi sociale e quella ambientale, cioè sappiamo che le cause della crisi ambientale sono soprattutto nella visione sociale del mondo che abbiamo costruito, e viceversa, le conseguenze della crisi ambientale verranno aumentate dall'aumento di ineguaglianza a livello globale. Ecco, diciamo, tutto questo dipende dal fatto che, per esempio, nel mondo dell'architettura noi non parliamo in realtà di architettura, ma parliamo esclusivamente, scusate, non esplicitamente, esclusivamente di una piccolissima parte. E sappiamo che la creatività è uno strumento essenziale per superare le crisi ambientali. Quindi, come possiamo studiare, imparare, comprendere come dalla marginalità possano emergere strumenti creativi che non sono stati ancora esplorati? E come l'università o come un sistema educativo possa favorire questo? Quello che voglio dire è che c'è in questo momento un sistema educativo, specialmente in architettura, che praticamente non fa altro che riflettere i meccanismi, le tassonomie di quel mondo che in realtà i problemi li ha creati. Quindi io come faccio a insegnare degli studenti come dovrebbero rimediare i danni che abbiamo creato quando questi danni sono stati creati con gli strumenti che vengono a loro insegnati giornalmente, da una parte. Dall'altra, superare anche l'idea che nuovi strumenti possano emergere da parti del mondo più marginali o marginalizzate, quando noi vogliamo essere, nel migliore dei casi, solidali con loro, che significa andare a offrirgli la possibilità di studiare con i nostri strumenti. Non so se mi spiego. Sì. E questo lo fanno le persone più, come posso dire, più impegnate addirittura. Quindi l'idea è come invece quello che le prospettive di altre, come dire, di altre parti del mondo possano essere valorizzate e utilizzate da noi. Come facciamo, in una parola più semplice, forse un po' estrema, a dire come facciamo a farci colonizzare culturalmente dalle persone che vivono in condizioni marginali all'interno di questo contesto. Marginali intendo non necessariamente la povertà, le questioni, intendo qualsiasi cosa, anche perché, come sapete, la Nuova Zelanda è per me una delle realtà culturali più interessanti in questo momento. E non è il problema della Nuova Zelanda, è diverso, non è un problema economico, non è un problema sociale. Scusate, sono andato completamente fuori No, è fantastico. dalla discussione, però diciamo, era per dire che in questo momento questa è la cosa che ci interessa, la cosa che stiamo facendo in tutti i modi, nell'insegnamento all'università, come il mio lavoro qui. Loro non pensano che sia questo, ma questo è il mio lavoro. Mi pagano apparentemente per fare altre cose, ma io faccio questo. E così i lavori delle comunità resilienti stanno convergendo in un'associazione che diventerà fondazione, che farà queste cose qui. Fantastico, grazie. Canto per te, che mi viene a sentire. Sai sognare, sono per te, che non mi vuoi capire.
nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. E a questo punto chiedo a Flavio di raccontarsi e più che altro se hai voglia di connetterti con il discorso prima di Alessandro su quel progetto che mi dicevi, di cui mi parlavi, di quasi di andare verso un'avanguardia visionaria per far fronte a delle situazioni anche attuali di non lo so, come si potrebbe definire in cui c'è veramente una povertà di contenuti e di idee, ecco, di Sì, creazione a parte di idee. quello, no, io siccome ho seguito con interesse quando si parlava della mostra di Massimiliano collegata all'associazione Rosmir, siccome mia moglie, essendo una russa di nazionalità, in realtà è tartara, però visto che lì ci sono tante repubbliche, lei è di una di queste repubbliche qui, e lei vive questo problema che c'è
oggi della guerra in una maniera abbastanza drammatica, perché suo fratello, che è nato come lei a Ufa, che è nel Bashkortostan, però ora è ucraino. Quindi nella stessa famiglia c'è una russa e un ucraino che sentiamo spesso è povero, vive una situazione abbastanza complicata. Allora mi fa piacere che ancora ci sia un'associazione che, no, nonostante il periodo complicato, cerchi di tendere un ponte tra la cultura russa, che è una cosa gigantesca e assolutamente meravigliosa, e l'Italia, in questo caso, che ultimamente trovo che sia un paese un po', come dire, che abbia bisogno di aiuto morale, perché è un paese veramente messo malissimo, tanto che io sono scappato 10 anni fa, in maniera codarda, però mi ero assolutamente stufato di questa roba qui. A proposito del fatto della musica, no, io faccio musica da 873 anni, più o meno. Il primo concerto, pensa, l'abbiamo fatto nel gennaio del 79. E si faceva la musica punk, chiaramente, non è che esisteva qua. Highlander. No, quando ho tempo cerco di mettere assieme delle altre teste di musicisti che sono stufi di come funziona questa visione della musica, della canzoncina con le cose che fa la finta canzone impegnata e tutte queste stronzate. E abbiamo cercato di stiamo cercando di mettere, anzi, io chiunque voglia partecipare, che faccia delle altre arti, è ben accetto. Abbiamo fatto questo esperimento, stiamo cominciando a fare, anzi, uno lo abbiamo già fatto per i cavoli nostri, di ribellione metafisica, come diceva Camus. No? Che l'uomo deve dire di no e tutte queste cose. Allora noi abbiamo cercato di applicare la nostra idea di ribellione metafisica, ma pur sempre di ribellione si tratta, in musica. Quindi abbiamo fatto degli esperimenti abbastanza fini a se stessi, che la cosa bella è anche quello, perché a volte come dire, per affermare le tue idee devi fare anche cose stupide. Quindi la prima nostra idea è stata quella di scrivere delle partiture, accartocciarle e tirarle contro degli strumenti che erano collegati a dell'amplificazione, così, e lo abbiamo registrato. Abbiamo re registrato la negazione della musica armonica scritta in quanto così. In quanto cosa che deve essere così, che la musica deve avere un rapporto matematico. E sono cose che stancano abbastanza, e quindi abbiamo cercato di fare qualcosa. Se volete partecipare, poi fatemelo sapere. Stiamo mettendo assieme qualcosa che non ha nessun senso pratico, e lo abbiamo chiamato Atti superficiali di ribellione metafisica, perché in questo mondo dove la superficialità si applica all'orrendo sistema capitalistico, trovo che sia molto meglio applicare della superficialità nell'approccio verso l'espressione artistica, piuttosto che verso certe orride forme come si può dire, di predominio sugli altri esseri umani, ecco. Poi per il resto basta. Io sono molto interessato. A me la cosa delle comunità resilienti piace molto. Io, se posso farti un appunto, Alessandro, solo uno. Io sono affascinato da come tu esprimi i concetti, poi mi perdo sempre, perché come posso dire, quando sei diretto, mi colpisci. Quando ti perdi, come a volte a me capita quando parlo con gli altri musicisti, visto che voi siete un consesso di architetti, cose,
così, no? Che mi fa molta paura, no? Perché Diego poi con questa roba satanica, con questo pizzetto satanico, mi fa abbastanza paura ultimamente. E quindi scusatemi perché io tiro in mezzo tutti. Se voi volete rispondere, dire qualcosa, io sono molto contento perché quando parlo mi vedo dalla faccia di Diego davanti. Non è che sia qualcosa capito che Non mi è rasserenante. no, no, fa Grazie. abbastanza, mi c'è un po' di ansia, no? In questa mansarda così, cioè io mi immagino che c'è lì delle candele nere, no? Capito? No, no, Perché nulla poi è cambia. tutto nero, cazzo, fresco. È blu Vabbè. scuro. No, scusate, io cerco sempre di buttare la palla in tribuna perché è più. Più divertente, però No, perché io sono estremamente curioso e a me piace che le altre persone mi raccontino cose. Poi Rosmir, Mir vuol dire pace, giusto, allora Anna? ruski è l'aggettivo che vuol dire Sì, russo. Mir Ruschi. vuol dire sia pace che oddio, c'è un vuoto, che mondo Ah, oltre ecco. nome della stazione orbitale, Cavolo. quindi mondo russo, russa, speriamo. Ah, Anna, tra le altre cose, hai citato un qualcosa che si connette subito con Massimiliano, e qui ci devi parlare un attimo di questo progetto, Massimiliano. Allora, 7-8 anni fa abbiamo fatto insieme, sempre con Emanuele, diciamo un'operazione di recupero o di architetture o comunque di luoghi che non esistono più. Eravamo una decina di artisti e ognuno si sceglieva il suo. Io mi sono scelto la stazione orbitale Mir perché secondo me è stato il primo luogo abitato nello spazio. Alla fine, veramente, cioè prima di quello non c'era nulla, nel senso nessuno ha abitato mai nello spazio, anche se sono andati sulla Luna, eccetera. Però lì hanno abitato per, mi ricordo, qualcosa come 1200 giorni, insomma, ci hanno abitato proprio. Quindi da architetto per me aveva un fascino incredibile questa cosa. Cioè, abitare nello spazio, no? Come nella fantascienza, come nei film che abbiamo visto mille volte. E poi il fatto che questa stazione orbitante fosse in realtà sparita, perché praticamente è partita da Baikonur, poi dopo nella discesa pare che sia sparita, poi vabbè, ovviamente essendo militare, chissà che fine gli hanno fatto fare, però insomma, all'apparenza sembra sparita nel nulla. Ed è però la cosa per me incredibile era proprio quella, era il fatto di un luogo abitato nello spazio, cioè era qualcosa di incredibile. Pensa che io Fantastico. sono entrata nella stazione orbitale Mir, Come? ma io sono entrata nella stazione orbitale Nella, Mir, ma in uno dei moduli che sono. non su, ma nel centro spaziale di Mosca. Mi hanno fatto visitare, Fantastico. quindi ho visto Fantastico. come era fatta. Meraviglioso. Volevo Poi dire. loro costruivano le cose in una maniera assolutamente fantastica, perché comunque riuscivano ad assemblare pezzi. Il padre di mia moglie era il preside della facoltà di ingegneria aerospaziale di UFA e noi a casa abbiamo tantissimi brevetti di parti dei cockpit, cioè che come si dice? Testimoniano che ha inventato tantissime parti dei cockpit dei MiG, e lui era, e ti parlo, lui è morto appena prima delle Olimpiadi dell'80, quindi figurati. E lui era, ed è una, e poi quello che mi fa ridere, no? Che voi parlavate di icone, e loro che erano super russi, ma erano musulmani, perché come poca gente tante volte sa che la Russia è piena di musulmani, tutto la parte sud, la Siberia in fondo, sono tutti musulmani. E c'è questa storia del nonno di mia moglie che era mullah, e tra
Parentesi, è stato il primo a tradurre il Corano in tartaro, che io ce l'ho a casa scritto a mano da lui. È un tipo che è morto a 104 anni e si è fatto tutte le guerre che la Russia ha fatto a partire dalla russo-giapponese del 1905. Due rivoluzioni, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, ed è sempre tornato a casa vivo. Cioè, pazzesco, eh? I stare firm for a soil. Little rock and falls in the juicy, so juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? But living out of style, that if you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk, do you walk to your preference? To answer till I take further evidence, I seem to need a reference to get residence, a reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remembrance. Conversations of what should become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watch us from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Little rock and falls. They juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of my appetite. Tra le altre cose vorrei dire una cosa. Oggi è speciale perché c'è un crossover con Flavio, perché lui in GBJ ha un... com'è che si dice? Hai una... Oddio, com'è che si può Ho un dire? programma Un di. programma, ecco, radiofonico. Cose a Sì, caso. incontro tanti musicisti, sì, esatto. Fantastico. Quella roba lì.
E poi io e Alessandro siamo sullo stesso parallelo, lo sapevi in questo momento. Se lui è a New York, io sono a Barcellona, siamo sullo stesso parallelo di Napoli. Pensa, in fondo, È vero, sono Napoli. Bella. siamo sulla stessa riga, no? Bella questa cosa. Di Barcellona lo sapevo, di Napoli sì, infatti lo dico sempre, ma perché Anche sì. Napoli, sì. Napoli, Barcellona, New York, è un bel trittico, insomma. Cioè, veramente c'è da aver paura. Cioè. Ma tra l'altro è la ragione per cui tutti si sorprendono, perché chissà, c'è questa percezione di New York che sta al nord. Siccome c'è una quantità di sole impressionante, io dico, ma è uguale, come sarà Napoli qui, solo c'è più Ma è freddo vero. perché... Vabbè, ma perché avete, insomma, delle correnti un po' più fresche, Sì, diciamo. esatto. Però la quantità di sole è impressionante. Poi venendo dall'Inghilterra... Minchia, tristezza. Ecco, Facile. l'Inghilterra mi fa tristezza ai massimi livelli. Veramente è un posto dove uno, quello che può fare di buono è darsi delle martellate sulle dita dei piedi. Cioè, perché comunque ti mette ansia, sia il clima e un po' anche questo. Ma in Inghilterra dove stavi? Ma ero fortunato perché stavo a Portsmouth, che è considerata la città più calda e Ah, beh, soleggiata. sì, ma bello, in fondo, cioè, piuttosto che stare a Londra, che è un posto orribile, Ma poi Flavio, meraviglioso. da musicista, non puoi che apprezzare il fatto che la Portsmouth è conosciuta perché, vabbè, c'era la Royal Navy, ci sono altre cose, c'era la mia università, però in realtà, diciamo, tutti si ricordano l'isola di Wight perché è il posto Vabbè, di fatto. certo. No, fantastico. Quindi quando vai all'isola di Wight ti fanno vedere nel tour è sempre compreso come dire, l'albergo dove stavano i Pink Floyd, dove si incontravano, facevano non so bene che cosa. Beh, immaginiamo cosa facessero. Quindi Però... meglio. E beh, erano anche tempi, voglio dire, in cui qualsiasi cosa si faceva era un atto politico, no? Cioè loro ci hanno avuto quella gran fortuna che i loro atti politici erano anche divertenti. Adesso meno. Sì, è vero.
Tieni presente, ti dico queste altre cose, Flavio. Beh, non so se forse tu, che sei più esperto di me, lo saprai sicuramente, però ho visto che anche alcuni musicisti non ricollegavano i due fatti. Portsmouth è fondamentale perché era la città che era stata scelta dagli Who per dove è stato girato Tommy. Sì. Il teatro, dove c'è il Pinball pezzo. Wizard, dove c'è Elton John, quello lì. È lì, è il King's Theatre, ed è a 50 metri da casa mia. Ma dai, che figata! E Bello, quindi. sono robe storiche. Poi su quella costa lì c'avevano anche un po' più in là, ma avevano ambientato Quadrofinia anche, no? Un pezzo. Ma infatti, poi stando lì, ho scoperto che. Ma tieni presente che nella mia università, diciamo, c'è. Tu parlavi dei punk, però Johnny Rotten ha studiato da noi a Portsmouth, era un Beh, nostro alumni, quindi diciamo ma non era era mica stupido quello lì, comunque, alla fine. Cioè, ne sapeva. Leiden, come si chiama? John? Boh, Lydon, Leiden. Lydon. Leiden. Però fa anche ridere perché Johnny Rotten, se tu Lydon lo dici male, sembra Lydon. Quindi è bello, no? Perché Vale, comunque è un nome che anche in italiano si potrebbe capire benissimo. è una traduzione. E tra i nostri studenti c'era anche George Jackson. Non so se ti piace, Ma dai, Flavio. veramente? Grande Joe George Jackson, Jackson. alumni, e tra l'altro è molto affezionato a Portsmouth, quindi viene ogni tanto. Ma che ridere. Ma fantastico. Allora, no, la storia sta così, che praticamente. In realtà, diciamo, sì, tutto il sud era un territorio per gli Who importante per il movimento Mods, eccetera, però Brighton è molto costosa, invece Portsmouth è la città più working class del sud, Sì. Quindi meglio. quindi meglio, quindi loro, e quindi praticamente hanno incendiato un paio di edifici per Tommy, hanno distrutto un po' di cose, mentre a Brighton dovevano starci un po' più Eh sì, attenti. era un po' più complicato farlo. Bellissimo. Vedi, ma tu scusa, io mi faccio sempre i cazzi degli altri. Tu sei sardo di dove? Sono originario di Cagliari, però diciamo, i miei nonni sono anche del nord, della Gallura, quindi io Ah, vivo questa ok. duplice origine, insomma, campidanese ma anche gallurese, diciamo, della Cazzo, Sardegna. bello distante, fantastico. Esatto. Perché noi qui abbiamo questa roba, no, che tra Barcellona e Alghero soprattutto, c'è proprio questa cosa, i voli diretti perché lì parlano catalano, no? Allora qui noi abbiamo tantissimi algheresi, però te sei più dall'altra parte e anche più giù, però Io figo. ho insegnato 2 anni ad Alghero, quindi sono molto legato alla città perché c'è una facoltà di architettura importante lì. Ah, Quindi non lo sapevo. sì. Voi sempre con queste robe dell'architettura, Siamo cazzarola. ovunque. Voi siete tantissimi nel mondo. È stata per anni la prima facoltà di architettura in Italia, cioè prima Ma nel dai. Regno, perché questi sono stati geniali. Cosa hanno fatto? La scuola in realtà, l'università è a Sassari. Però cosa si sono inventati? La facoltà di architettura l'hanno fatta ad Alghero, praticamente sulla spiaggia. Cioè, e quindi praticamente per 10 anni hanno avuto i più grandi architetti internazionali e li vogliavano così. Dicevano, ma vieni ad Alghero. Mi dice, ma come, io voglio andare ad Harvard. Aspetta, ti faccio vedere No, dove no. sta. Beh, ma è giusto, è così che bisogna fare. In fondo, l'architetto deve essere attratto anche dal luogo, no? Che deve ispirare, o no? Cioè, Esatto. No, no, ha funzionato benissimo. meraviglioso. Però l'unica cosa per cui prendo in giro gli algheresi è questa. Cioè, tu vai, ovviamente loro ci tengono molto, più loro al legame con Barcellona, immagino che Barcellona con loro, per ovvie ragioni. Ma cosa hanno fatto? Cioè, che questa tradizione, questa cultura catalana è, come dire, diventato anche un brand importante. Quindi tu vai lì e quindi c'è il cartello, l'Alguer, poi c'è scritto la Barcelloneta, poi entri tutta doppia lingua, cose nei ristoranti, loro ci tengono. In realtà poi parlano questa lingua e loro dicono
Catalano, ma in realtà è un sardo catalano, una lingua tutta un loro. po' più, però guarda che qui sono super conosciuti, sai perché? Perché quando c'era Franco ed erano vietati, era vietato parlare catalano, tutte le canzoni catalane del folklore le hanno conservate gli algheresi, tanto che ogni anno c'è un festival a Barcellona con gli algheresi che vengono ad insegnare ai catalani le canzoni tradizionali catalane. Questo è fantastico, questo non lo sapevo. È una cosa pazzesca, dove quelli piccoli hanno conservato la cultura di quelli grandi, perché quelli grandi avevano seri problemi. E io credo che sia qualcosa bello da imparare anche per il vostro discorso, no? A volte come dire, la tua via di fuga o la tua salvezza stanno sempre in qualcosa a cui tu in realtà non penseresti mai. Per esempio, la più grande biblioteca di libri in catalano è a Buenos Aires, in Argentina, perché sono scappati in tantissimi là e siccome arrivavano questi ignobili fascisti, sono scappati con i libri. Capito? E là è pieno di libri catalani che loro custodiscono gelosamente perché comunque per salvarsi, cioè per salvare la loro cultura si sono ingegnati molto, no? E l'hanno messa nei posti comunque improbabili, anche se storicamente magari sono probabili, però è sempre bello, secondo me, sapere che c'è il modo sempre di, come dire, di fare in modo che le idee rimangano vive anche quando meno te l'aspetti, no?
mi fa venire in mente una cosa, ma un pochino più, la tua è più, come dire, più importante, la mia è un po' più pecoreccia, però te la dico lo stesso. No, sai che a New York praticamente è quasi impossibile, c'è questa cultura italiana che non è la cultura italiana contemporanea, è la cultura italo-americana, che quindi conserva delle cose. Però diciamo, girando per New York, ancora anche questa cultura italo-americana è comunque cresciuta, diciamo, si è evoluta, e quindi è diversa da quella originaria. Cioè, per essere chiari, non esiste più Little Italy, diciamo. Gli italiani, gli italo-americani hanno un loro mondo con un loro immaginario. Insomma, qualche settimana fa mi hanno detto: ma vai a vedere lì nel Bronx. Sono andato nel Bronx e c'è una strada che si chiama Arthur Street, che è, diciamo, la vera Little Italy. E sono entrato in questa strada e praticamente era come entrare, mi è venuto in mente quando dicevi questa cosa dei libri, che era come entrare in una macchina del tempo. Io sono entrato in 4 o 5 locali, uno era calabrese, uno era pasticceria, e praticamente era come entrare nella mia infanzia. Cioè, Esatto, fighissimo. non erano più quelli italoamericani trasformati dopo, non sono quelli italiani contemporanei, ma sono dei locali veramente cristallizzati, dove tu mangi delle cose, quindi non Che mangi gli qui spaghetti con le non fanno polpette. neanche in Italia, non fanno neanche più. No, esatto. Cioè, però cose vere, che però dico, porca Sì, miseria, questo ma è qua maggiore. sai che leggevo, per esempio, che molte cose della cucina polacca, piuttosto che la cucina ebraica di Odessa, ce ne sono più vere, sono più tradizionali, quelli che trovi ora negli Stati Uniti, perché sono, come dici tu, cristallizzate da decine e decine e decine di anni, e loro mantengono quella tradizione lì, mentre il gusto nel loro paese si è evoluto ed è cambiato. E spesso è più bastardo il ristorante polacco in Polonia che non quello polacco a Chicago, guarda che sono cose meravigliose, perché comunque quando uno si porta dietro qualcosa, poi, come dici tu, lo imprime lì e lo fa proseguire come tradizione immutabile, perché fa parte di qualcosa che ti appartiene, ma da molto lontano, quindi lo curi di più. Ma guarda, tra l'altro è una cosa complessiva, come dicevi tu prima, dove sono tutte, il cibo è un aspetto, ma anche come è allestito il ristorante, le immagini che ci sono, i quadri, le fotografie, le chiamiamole baserie, cose, sembrava, certi locali sembrava, uno mi sembrava la trattoria del Necchi in Amici miei, uguale, Ah, uguale, aveva le stesse rifiniture, cioè cose di. fantastico. E quindi diciamo è tutta una cosa, ma non folcloristico, per cui ci trovi magari, non so, ora faccio per dire, fino agli anni 70 e c'hanno ancora la cassetta con Umberto Balsamo, non lo so, per dirti, capito? Meraviglia. Cioè, non è che fa Sole mio, oppure sono. No, è proprio cristallizzato in un periodo preciso, che non è un periodo. Quando sono andati via dall'Italia, insomma. È meraviglioso. Fantastico. No, a New York trovi delle cose incredibili e invece assurde, diciamo. Beh, Fantastico. effettivamente è una città pazzesca. L'unico dramma mio sarebbe quello di vivere in America, è che questo proliferare di armi senza senso che c'è mi fa venire un'ansia, a me di quello è pazzesco. È solo quello, perché poi New York, cazzo, è un posto. E poi quello che per me è molto difficile capire. Oggi parlavo con una amica americana che è venuta a trovarmi qui, ma vive in Italia. Quello che è difficile per loro è la competitività pazzesca che c'è sempre. E quella cosa lì è una roba che rende Sì. molto difficile il vivere, insomma, perché comunque tu vivi in costante competizione con i tuoi vicini, con i tuoi simili. Quando fai un lavoro, comunque, cazzo, sei sempre lì sull'orlo e quello deve essere tremendo.
Io qua vivo in un posto dove quando esco dalla metropolitana io sono lentissimo e sono il più veloce. E questa, quando vado a Milano, quando io scendo, gli altri sono già tutti sulle scale mobili, cioè io sono l'ultimissimo. Qui sono tra i primi perché per loro sono uno super veloce, capito? Che è una cosa meravigliosa. Flash. Eh sì, ma è pazzesco, perché qui si vive proprio al rallentatore, che a me piace tantissimo. Cioè qui l'appuntamento della mattina, tipo ci vediamo domani mattina, vuol dire le 11 e vuol dire al bar. Cioè se ti vogliono vedere prima, dicono mi spiace, è un po' troppo presto alle 9. È come se a uno in Italia dici ci vediamo alle 5 e mezza, capito? Perché comunque alle 9 i negozi qua sono ancora tutti chiusi, aprono alle 10. È una cosa fantastica. Sonny boy, backed only by accordion. Three rows of pale brunettes protect him from the crowd. And a curtain is a patchwork of imitation vermilion. And a red bar hangs over the throne that has been found. This is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Yes, this is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Crowds of every age, creed, and gender are abound. Senor Kitsch sings kiss, detailing each attendee's sins. The first time anteaters lose themselves in the wings. With vigor they scratch red spots, overwhelmed by their king. In all the world, there's no escape from this infernal din. In all the world, there's no escape from this infernal din. The terror of Bethlehem, from all boys and girls, come listen to these, my eternal words. Judge not who you see by whatever they may say, but by their round eyes, lips, ears, and curves. A man is his country, your country is you. All bad is forewarned, all good will come true. These words are heard on Main Street when John 50 comes to town. Yes, these are the words on Main Street when John 50 comes to town. The garbling non-song whips strong into frenzy. The echoes of his crooning now cease to be heard. No longer pale brunettes are broken into and thrown to the snouts of the antidote crew. John 50 is intolerant, his soapbox usurped, his torn robe adorns the tree stumps of the earth. No half-driven army will last long before he breeds men who yearn for their own bloody glory.
That was a scene on Main Street when John 50 came to town. Yes, that was a scene on Main Street when John 50 came to town. A questo punto vi passo al domandone. Vado subito con te, Anna. Se fossi un paesaggio, quale saresti? Descriviti. A questo punto, sicuramente. Cosa sarai io? Sì. Io sarei la taiga siberiana. La taiga sono quelle distese di conifere che vanno avanti per centinaia e centinaia di chilometri. E dove ho avuto anche la fortuna di stare, perché quando mi hanno invitato a un convegno poi ci hanno portato proprio nella taiga. Avevamo la protezione civile, questa volta sì, con i fucili, ma per salvarci eventualmente dagli orsi. Sì, quello è anche animali simpaticissimi. E comunque la taiga mi ha veramente preso, piena di appunto bacche più strane che non abbiamo assolutamente, funghi di ogni tipo e qualità, questi alberi fitti di cui non vedi proprio la fine. E con questo gruppo abbiamo fatto anche un pranzo nella taiga, che vuol dire che hanno fatto un falò, ma che il falò praticamente era alto 2 metri, non è solo quel falò che facciamo noi, hanno messo dei ceppi così con la chitarra, e poi hanno messo dei tavoli, delle tavole di legno, c'era una cucina da campo con una grassa cuoca che prendeva il cibo da questo posto, ed è stata un'esperienza veramente incredibile, bellissima. Quindi lì ci si può perdere, no, bisogna stare attenti. Infatti eravamo in fila indiana, dovevamo stare attenti, ci avevano fatto firmare una liberatoria anche, qui si diceva cosa non dovevamo fare. Perché lì un attimo, qualche giorno prima in un altro bosco, che poi non era così grosso, mi sono andata avanti per 20 metri a cercare i funghi e mi hanno chiamato e io non li ho sentiti. Cioè dopo 20 metri praticamente c'era già una barriera e quindi non ci si perde in un attimo. E quindi è bello, mi piace l'idea di potervi sperdere nella taiga. Aiuto. Mi sento un po' sciamana, un po' strega, per cui va benissimo. Vivrei in una casupola di legno insieme a Masha e all'orso. Grazie, che bello, grazie della condivisione, però è fantastico. Quindi Masha e l'orso arrivano da lì. Sì, è una storia, si basa su una favola abbastanza antica, che però è un po' diversa, nel senso che Masha si va a raccogliere i funghi, le bacche, si perde come stavo per fare io, l'orso la trova e la prende mezza prigioniera, insomma, la tiene nella sua tana, e lei riesce a scappare e a tornare dai genitori. Invece è arrivato rimane e si prende il gioco così dell'orso, e si svolge proprio lungo la Transiberiana, perché in uno degli episodi proprio la scritta Mosca Pechino, vabbè, lì a un certo punto la Transiberiana può deviare verso la Mongolia o la Cina, oppure può continuare per la Russia, e quindi si svolge proprio lì. Grazie. Per la pace, nell'energia morente della scia.
aria che annuncia la cometa precipizio sul mondo della gioia, sul mondo della pace, sul mondo della gioia, sul mondo della pace, sul mondo della gioia, sul mondo della pace, sul mondo della pace, della pace, della pace, della pace, della pace. Ti avevo abbandonato dentro un bosco, nel tempo che te foglia gli alfabeti, ma sei tornato senza sassolini e mi hai legato al collo con un cappio. Il ghigno storto della gioia e della pace, il ghigno storto della gioia e della pace, ordito ondulatorio della veste per l'ultima sommersa collezione. Estate, inferno, poi di nuovo estate. Attendi sul confine di ogni saldo. Massimiliano, che paesaggio è? Oh, che paesaggio sono? Che paesaggio mi piace? Il mare, nel senso che non riuscirei a abitare in un posto senza il mare, quindi forse il mare è il posto che più... considera, io sono marchigiano, vengo dalle colline, però sono cresciuto sul mare, quindi non riesco proprio a pensare a una città senza il mare. Caspita. E in una puntata precedente Emma Scolari, che è un architetto di Milano che si occupa di luce e di spazi percettivi, lei ha detto come paesaggio ha descritto il paesaggio della Liguria, dove sei hai dietro la montagna oscura e davanti hai questa, il mare con questi luccichii, così, ecco. Guarda, se posso aggiungere, è che il mare ti permette di, appunto, di fuggire un po' dalla paura, perché come ti dà spazio, no? ti dà respiro. Cioè, se ti senti troppo oppresso dalle colline, dai monti, da quello che hai dietro, guardi verso il mare e un po' passa. Bello, grazie. Something kind of hit me today. I looked at you and wondered if you saw things my way. People will hold us to blame. It hit me today. It hit me today. We're taking it hard all the time. Why don't we pass it by? Just reply, you changed your mind. We're fighting with the eyes of the blind. Taking it hard. Taking it hard. We feel that we are paper. Well,
was right. Now I'm hoping someone will care, living on the breath of a hope to be shared, trusting on the songs of our love that someone will care, that someone will care. But now we're today's crowd of creatures, locked in tomorrow's double feature. Heaven's on the pillow, it's silent. E invece tu, Alessandro Melis, che paesaggio è? Non lo so, vedo. Forse il paesaggio che vorrei essere, lo dicevo prima, forse è la Nuova Zelanda, nel senso vorrei essere un paesaggio del Pacifico per tante ragioni. Perché il paesaggio che a me ha insegnato a vedere il mondo da una prospettiva diversa, nel senso che voglio dire, come appassionato di architettura climatica, sono abituato a questi manuali dove c'è scritto no, perché il sole sta a sud, quindi la casa deve essere fatta così. Quello è un luogo invece dove ti svegli e il sole sta a nord. Nessuno ti ha mai spiegato che il sole può stare anche a nord, diciamo così. Ed è un luogo, ed è la casa del cacapo, che come qualcuno di voi sa, non so se... Vedo che Diego sorride, quindi sa cos'è il cacapo, diciamo. Hai voglia di raccontarlo un attimo, anche questa cosa di quello che avevi già detto a un TED, mi sembra, che era... Sì, beh, diciamo così, il cacapo è questa specie, è un grande, in Nuova Zelanda c'è questo grande pappagallo gigante, praticamente, che sembra quasi alto quanto un bimbo, ed è fantastico. La cosa che fa... E quando deve riprodursi va in una di queste varie cime dei vulcani che ci sono in Nuova Zelanda e caccia un urlo pazzesco. In quel modo la cacapa lo riconosce e lo raggiunge in cima al vulcano e diciamo così, diciamo, hanno un amplesso in cima al vulcano. E ora a me questa cosa mi faceva molto sorridere perché mi immaginavo uno come me che ha vissuto tanto tempo in Toscana, cioè mi immaginavo un cinghiale che sale una collina del Senese e comincia a rufolare o a cacciare un urlo, cioè penso che passino 5 minuti e poi viene impallinato da come dire, un esercito di cacciatori. Per la cosa più... E la cosa incredibile è che a un certo punto anche il cacapo si trova in una situazione, a parte questo nome fantastico, già queste assonanze, si trova in una situazione difficile perché praticamente, diciamo, intorno al 700 c'erano già gli uomini, nel senso che i Maori arrivano lì nel 300, però il 700 si trova di fronte a un cacciatore, diciamo, a un colonizzatore inglese col fucile
quindi in quel momento l'unico strumento che ha, per me dolcissimo, è freeze, cioè si congela, nel senso fa finta di essere una roccia. Ora, voi dovete immaginarvi, cioè, l'idea di un pappagallo, che sembra un pappagallo verde, col becco, con tutto, la cui unica forma di difesa quando vede un cacciatore inglese è di far finta di dire non ci sono, sono una roccia. Ovviamente è una strategia totalmente fallimentare, però a me mi mette mi fa una tenerezza questa cosa. E quando racconto questa cosa, tutti mi dicono: ah, molto, molto simpatica, fa molto ridere. E io devo fermarli al TED e dissi così: ragazzi, attenti, perché in realtà il cacapo siamo tutti noi in questo momento. E quindi per me il cacapo resta questa sorta di benchmarking, di condizione quasi idilliaca del mondo della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda, perché uno la confonde sempre con la con un po' con l'Australia, no? Che è un posto estremamente, come posso dire, rude, con predatori terribili. La Nuova Zelanda no, è un posto dove gli alberi crescono in un terzo del tempo che negli altri posti, non ci sono predatori. Infatti ci sono delle ci sono i grilli che non saltano, gli uccelli che non volano, che passeggiano per strada, c'è cioè una cosa contro il senso. Però è anche un luogo che è estremamente armonico, che ti fa vedere come può essere armoniosa la realtà, ma anche a rischio messa in discussione in qualsiasi momento. Perché quando arrivano gli inglesi, poi qualcosa succede lì e dobbiamo trovare una soluzione. Grazie. Ma scusa, è in Nuova Zelanda dove è nato Zombie City? Sì, è nato in Nuova Zelanda, esatto. Hai voglia di raccontarci due cose di quel progetto, mi viene da definirlo. Poi è così complesso che. Intanto una cosa importante è che la copertina già di quel progetto, è lì che ci siamo conosciuti, del volume la fece proprio Massimiliano. Però proprio questa armonia, diciamo in due parole, perché come vedete se no sono logorroico, in due parole, proprio questa armonia del territorio. Quando mi sono trasferito io in Nuova Zelanda nel 2013, nel 2014 c'è stato l'uragano Sandy, abbiamo superato le 400 parti per milione di CO2 nell'atmosfera. Diciamo era un momento cruciale. Io sono andato via fondamentalmente dall'Italia anche perché in quel momento avevo anche, tra l'altro, subito critiche anche abbastanza feroci da parte di colleghi che dicevano che la questione climatica c'era, diciamo, ancora sacche di negazionismo molto forte e anche, diciamo, coloro che per mantenere una certa posizione dicevano: questa non è questione da architetti. Il senso per me era proprio quello che dicevo prima di look up, cioè che c'era bisogno di una prospettiva forte per immaginarsi questo cambiamento. E il primo programma di ricerca, che poi è diventato anche un corso di studi, si chiamava Zombie City, in cui gli studenti vengono, in modo anche molto dettagliato e preciso, vengono messi di fronte alla prospettiva di un zombie outbreak, diciamo così, di un'invasione degli zombie. In realtà la ragione è di carattere climatico, quindi per metà del corso gli studenti non capiscono e si divertono e sono contentissimi perché costruiscono unità autosufficienti per proteggersi dagli zombie. Solo, diciamo, da metà corso in poi capiscono che in realtà lo zombie è l'ultimo dei problemi. Il problema, come dico sempre, quando guardi un film di zombie, il problema sembra che sia di difendersi dagli zombie. La realtà è che dopo una settimana, se non produci cibo e non raccogli acqua, sei morto, a prescindere dallo zombie. E questo implica tutto un ragionamento sull'autosufficienza, sulla circolarità delle economie. Tutto questo è convenuto in un programma che quindi aveva questa parte, chiamiamola così, distopica, immaginaria, dall'altra era comunque penso, un'allegoria abbastanza efficiente che consentiva sia agli studenti che ai ricercatori di immergersi in un potenziale mondo post-apocalittico, diciamo. Che però l'apocalisse poi non saranno gli zombie, anche se poi c'è nella narrativa.
c'è un legame tra gli tra il perché gli zombie possono essere una conseguenza di una crisi ambientale, però diciamo quello era soltanto una parte divertente, chiamiamola così. Here this promised land, based on possession, take me to the place where everyone gives up oppression. Looking for the day, for my lonely questions. Take me to the place where all we have is destination. Breaking down all of the tensions, looking for the day, searching for the answers. Take me to the place where there is no more competition. Flavio, che paesaggio. No, che fantastica questa storia, è bellissima, mi piace questa che ha raccontato Alessandro. Non la conoscevo, mentre parlavi ho anche cercato, c'è il sito, ma nel mio paese si può vedere solo in Nuova Zelanda probabilmente il sito, cioè sicuramente qui no, peccato che volevo vederlo. Fighissimo. Volentieri, perché a me queste cose mi affascinano tantissimo, questo fatto dell'uomo che si è dimenticato l'autosufficienza. Per quello che vedi, i russi in quello sono molto più pratici, i russi sopravvivono ovunque, io vedo, sono molto più legati all'ambiente che li circonda che non... perché hanno dentro di sé questa cosa dell'autoconservazione, cosa che noi spesso abbiamo perso, secondo me. Anche se poi a livello politico
per quello che il male della società nostra non è che sono le singole persone, è questo modello idiota che ci hanno imposto, da cui noi non siamo riusciti a uscire. No, per quanto riguarda me, visto che siete architetti, quindi il quinto paesaggio, il sesto paesaggio, anche il settimo, io più che una roba naturale, io sono cittadino, e il mio luogo di, come dire, di elezione è il bar. Posso dire che se dovessi essere un paesaggio, sarei un bar. Il bar piace, è un posto di scambio di idee, dove le persone si incontrano. Almeno qui è ancora così, noi abbiamo tantissimi bar, e quando tu ti siedi a un bar, ti fai i cazzi del vicino di fianco e parli con lui. E questo è molto bello, perché non è come in Italia che vai al bar, ti siedi, comunque se non conosci sei bloccato. Qui tu vai in un qualsiasi posto, al primo che c'è lì parli, puoi parlare di qualsiasi cosa, ed è una esperienza meravigliosa. A me piace. Il bar è un fantastico paesaggio. Poi ognuno può immaginarsi di metterlo dove vuole, in riva al mare, può immaginarselo di metterlo. Io me lo immagino molto semplicemente con dei tavolini su un marciapiede, perché sono affascinato dal paesaggio urbano più che dal paesaggio naturale, che non è qualcosa che è nel mio immaginario. Belli il deserto dello Smonegro qua in Aragon, bellissimo il Namib, piuttosto che, però a me piace il bar, quindi mi sento un... tra le altre cose, effettivamente, passeggiando insieme per Venezia, quando era a luglio del 2020, gli incontri si fanno ai bar, Capovilla. Beh, solo in un bar puoi incontrare Capovilla che ti declama Majakovskij, esatto, urlando in mezzo. È vero, urlando Majakovskij in piazza. Vabbè, ma il bar è bello per quello. Poi se il bar è all'aperto in una piazza, ancora meglio, perché si crea molto più, come dire, molta più magia, no? Perché in fondo noi siamo esseri, almeno io mi reputo un essere sociale, quindi come può vivere un uomo senza degli altri uomini? È una cosa complicata, no? Cioè io non mi immagino in cima a una montagna a fare l'eremita, insomma, non ce la farei mai. Cioè magari se mi danno un bar con dei manichini potrei anche per un po' sopportare queste cose, però tanto che il mio primo bisogno, quello che imparerei subito, è ad accendere un fuoco per poter distillare qualcosa, oppure trovare il modo di far fermentare qualcosa. Quello è facile, perché stando con una russa a fermentare cose impari subito, perché c'hanno tantissimi piatti che sono a base di cose fermentate, soprattutto verso l'Asia. Questi tartari pazzi qui fanno delle cose, sono sempre simpatiche, alcune sono anche buone, altre sono veramente di una violenza estrema per il nostro palato. C'è mia moglie che, siccome ha compiuto gli anni settimana scorsa, mi ha detto: io voglio la silotka, che è questo pesce marinato orripilante, e sono andato nel negozio russo e ho dovuto prendere il pesce intero, perché se a un russo gli dai la cosa in una scatoletta già tagliato, ti picchia con le sue mani. Allora, e questa roba qui è veramente, cioè te immaginati, cioè è pestilenziale, cioè non esiste, esistono pochissime cose. L'unica cosa più pestilenziale di quella lì è quel frutto che c'è in Malesia, che si chiama che quello lì è veramente, cioè pensa che è vietato portarlo in giro, perché se lo apri appesti tutti nell'arco di 200 metri. E la silotka è una roba letale, però loro sono esperti in queste robe qui, marinare, fermentare, quindi viene sempre fuori qualcosa di bello. Anna, confermi?
No, devono conservare per il lungo, dovevano conservare per il lungo inverno le cose da mangiare, visto che poi da ottobre a maggio non cresceva più niente, quindi Beh, certo. marmellate, cosa sott'olio, sott'aceto, marinate, eccetera. E per forza, l'unico modo per sopravvivere a lungo inverno era quello. Thank you.
sto cercando di raccogliere diversi paesaggi umani, quindi i vostri paesaggi, paesaggi raccontati dai vari ospiti, proprio per poi costruire una sorta di mappa ideale, ecco, dei vari paesaggi al momento qua in Italia e non solo, ecco, perché siamo un po' sparsi. Ultimamente c'è stata anche Martina Frattura dal Portogallo, che lei ha descritto un paesaggio, si è descritta come un paesaggio, come una camera buia, ma dove ci sono dei punti di luce, ecco, e dove le persone entrano e si scambiano le comunicazioni, ecco. Lei è light designer, ecco. Penso il buio l'abbia studiato apposta, anche perché non ne può più, chissà. È giusto perché senza buio poi la luce non si vede, quindi Esatto, poi bisogna. perderesti il tuo lavoro se non ci fosse buio. Cioè diventa anche. Pensa se fosse il contrario, no? Ecco, quello sarebbe più complicato, scusa, fare il buio designer. Ecco, Alessandro, questo è bello, secondo me, voi che avete queste, che siete non ti così. si sente, Alessandro? No, dicevo, il buio designer è geniale, mi sa che me la rivendo io. Sì, ma se a voi viene anche in mente come si fa, io sono sempre interessato perché voglio vedere. Perché se quando unisci tante persone, la cosa bella è che saltano fuori delle cose assurde, però dalle cose assurde spesso vengono fuori delle cose fighissime. Perché insomma, lo scambio di assurdità che ci fa progredire intellettualmente alla fine, no? Quindi se a voi viene in mente come si fa, è bello. Fantastico. Beh, c'è no, c'è una cosa che diciamo per la quale diciamo, questo ragionamento mi è particolarmente caro, diciamo, che riguarda proprio il Padiglione Italia, perché diciamo, tutto il Padiglione Italia era costruito, ed è stato un aspetto criticato da chi ovviamente non aveva. È stato costruito diciamo, a partire dall'oscurità. E il tema era, l'ho scritto qualche volta, era. Perché diciamo, la distopia è la nuova utopia, nel senso che dicevo, ma come artisti, come creatori, come musicisti, come possiamo reinterpretare il mondo che per almeno 10.000 anni, se non 200.000 anni, è stato visto in questo modo? Cioè, da una parte c'è l'oscurità, che è il luogo dove si nascondono le fiere, dall'altra c'è il sole, la luce, e il cielo che rappresentano tutti i valori positivi. E questo ha una ragione evidente, ma in questo momento storico le condizioni si stanno invertendo, nel senso che diciamo il cielo blu e il sole rappresentano il più grande rischio, sono la nostra fonte di vita, ma in questo momento rappresentano i nostri rischio alla sopravvivenza. Quindi come reinterpretiamo questa visione binaria del mondo che adesso le nuove generazioni non la vedono nemmeno più così? Quando parlavo di questo tema, dicevo, partiamo dall'oscurità perché in realtà c'è una bellissima affermazione di Einstein che dice che il buio non è assolutamente l'assenza di luce o, come dire, il nulla, è esattamente l'opposto. Il buio è il luogo dentro il quale noi non siamo in grado, con i nostri sensi, di percepire ciò che si trova, un po' come il discorso della materia oscura, per cui lui diceva: in realtà il buio è davvero l'unico luogo delle possibilità, dove i limiti della nostra percezione non arrivano, ma proprio per questo è un luogo pieno di cose, probabilmente il 98% delle cose, come si dice per la materia oscura, stanno lì e noi non sappiamo quali sono, ed è lì che dobbiamo trovare le nostre. Lo so che ho rovinato il vibe del No, è discorso. fighissimo invece. Cazzo, questa cosa mi piace un casino. Per cui io ci tengo particolarmente. Quindi sì, facciamo il buio designer, ma soprattutto, Flavio, vediamo un attimino come si può reinterpretare. È una cosa che ho notato è che i ragazzi, i più giovani, in realtà questa cosa è già passata. Cioè, se tu prendi una persona della mia generazione o più grande e tu metti il buio, tutto il ragionamento è il buio è distopico, il buio è distopico. Se tu prendi uno di 15 anni non lo dice, perché vive comunque una realtà degli anime, del,
del, È vero. l'immaginario completamente diverso e non ha questa, anzi dice che figo, che figo. Sì, è vero. Guarda, ti aggiungo un'altra cosa. Secondo me tanti giovani, non so, lo vedo con mio figlio, lo vedo con mio fratello, vivono proprio negli interstizi, cioè non pensano più, come dicevi tu, nel binario, no? Bianco, nero, luce o buio. Proprio in quegli, cioè si infilano negli interstizi tra queste cose. Così ho percepito sia con mio figlio che con altri ragazzi. Stanno superando una visione binaria del mondo e sono, hanno capacità di, diciamo, di vedere la complessità per com'è. E ci vuole molta creatività, perché poi ogni volta che parliamo, cioè l'idea binaria nasce da questa idea scientifica che tutto debba essere appunto catalogabile in questi due mondi. In realtà la creatività è proprio lo strumento che ci libera da questa prospettiva.